Due forti motivi. Il primo è perché se riconoscono l'eccidio di Petrazzi, come ha spiegato bene il professore dai documenti, si butterebbe vergogna sui bersaglieri. Il secondo motivo è che, giustificando questo eccidio, questa cosa, si dimostrerebbe che il regno di Napoli alla fine non era così arretrato come continuano a dipingere ancora oggi nei libri di storia. Noi eravamo poveri, eravamo arretrati. Questa era la dimostrazione della tecnologia del regno, come ha detto il professore, con la sinergia con Mangiare e tante cose qua. Quindi, perciò, Scalfari l'ha detto, se il regno di Italia l'avesse fatto, il regno di Napoli non staremmo in queste condizioni. Purtroppo il re Ferdinando non voleva offendere i diritti degli altri principi, quindi se ci ritroviamo in quest'Italia così, questo bisogna dire. Quindi noi napoletani dovremmo un pochino, come dico sempre, molte volte, pure con il professore, cercare di gonfiare un pochino il petto e di lasciare perdere un pochino gli italiani e l'Italia e di rivendicare la nostra etnia di popolo, di pensare prima di essere napoletani e poi italiani per costrizione. Perché noi non siamo per costrizione, siamo italiani di serie B per loro. L'ultimo finanziamento che hanno fatto i nostri fratelli, di 140 miliardi di euro per gli aeroporti, sono andati tutti al nord, non ce n'è uno per il sud. E se questa è unità per chi ha il posto di lavoro con l'Italia, non ce ne fotto proprio. Cioè, quindi non guardate più gli italiani, guardate i nostri movimenti che stanno nascendo, napoletani e siciliani. Quella è la strada, la tradizione, la nostra tradizione. Io voglio anche ringraziare quelli che sono venuti da lontano. Che è venuto dalla Calabria con Andrea. Ci sono altri venuti da varie parti della Campania, quindi sta crescendo Petrazzo rispetto all'anno scorso. Anzi, vogliamo dire qualche cosa, Anzio. Sì, vengo da Veneto. Siamo felici di essere con i fratelli napoletani oggi e non poteva mancare la nostra presenza per vari motivi. Parlavamo di Monciana poc'anzi, Monciana forniva a Petrazzo il ferro perché potessero essere costruiti i treni e l'associazione mia che è intitolata a Fabrizio Ruffo non poteva non essere presente oggi per l'attività che Fabrizio Ruffo ha prestato nel Napoletano, nelle seterie di San Leucio, nell'organizzazione del lavoro, nella sua grandissima veduta organizzativa che dava la possibilità alle famiglie che operavano a San Leucio di vivere una vita degna di tale nome. Da operai, da imprenditori, da validi artigiani, di maestranze di un certo livello, che in un periodo in cui al di fuori del regno delle due Sicilie le disuguaglianze dominavano, non solamente dal punto di vista delle ore di lavoro e di altre cose, il San Leucio era anche a Pietrazza e anche a Monciana, diciamo, era una dimostrazione che non è il produrre, ma è l'attività creativa dell'uomo che conta la persona dell'uomo. L'uomo al primo posto che va salvaguardato, anche nel vestire dirigenti e operai dimostravano la loro uguaglianza. L'assistenza medica, l'aiuto dato alle famiglie, anche per quanto riguardava le donne da andare a matrimonio, i figli che già dal momento della nascita avevano un posto di lavoro, ma questo era per vedere le cose.
noi abbiamo 30.000 euro di debito pubblico. No, 40.000 sono aumentati. Invece allora cominciamo un po' si fa. Non era un'altra epoca, era la stessa epoca. Non potevamo essere assenti anche per omaggiare il nostro Fabrizio Ruffo che cacciò i Giacobini da Napoli. Bravo! Onore ai martiri di Tasca. Onore! Questo è il grido degli operai, quando fu inaugurata la statua di Ferdinando II. Onore al brigante Enrico Crisombolo! Onore! Era con noi l'anno scorso